Ma io rimango sulla percentuale di 2-3 settimane fa, è importante che noi riusciamo a vincere contro Cagliari, dove non sarà una partita facile perché tutte le squadre vogliono finire il campionato in modo positivo, ma sono sicuro dall'altra parte anche Udinese che avrà tante difficoltà a Milano, dove Inter sicuramente vuole chiudere questa stagione in modo positivo. L'ultima per me, queste ultime tre partite avete fatto 11 gol, se non sbaglio, quindi avete preso uno. Volevo sapere appunto se le partite da una ritrovata solidità difensiva per poi comunque sbloccare in avanti, come concetto di partenza. No, ci abbiamo ritrovato individualmente, ogni giocatore è cresciuto sia fisicamente che mentalmente e dopo si può dare anche in modo ottimale tutto per la squadra, è cresciuta la squadra, sta crescendo, non è ancora al massimo, ma sono molto soddisfatto in questo punto che non abbiamo tanto pensato al futuro, abbiamo pensato sempre al prossimo impegno, alla prossima partita e cerchiamo anche di continuare in questa maniera anche per la partita contro il Cagliari. Pronto? Si sente. Le volevo chiedere la situazione degli infortunati perché mi sembra di aver capito purtroppo che anche Hernandez si è fatto male, poi volevo sapere di Conco, che comunque poi ieri non ha convocato, per Erigna che non abbiamo visto neanche in panchina e Radu che penso si sia fatto male al naso. Sono situazioni preoccupanti soprattutto per il derby? Ma mancano ancora poche settimane, 2 settimane di lavoro con 2 partite davanti, sicuramente non sono infortuni gravissimi che si può temere anche un lungo periodo di stop, ma abbastanza gravi per non poter convocare oggi Conco e per Erigna, e adesso dobbiamo cambiare anche Hernandez per guai muscolari, per una botta, e anche Radu che potrebbe anche essere che una frattura di naso, ma questo dobbiamo verificare. Ma penso che tutti quanti in qualche giorno saranno pronti di nuovo a riprendere allenamenti. Poi le volevo chiedere, tutti si parla sempre di questo modulo, delle due punte, eccetera, sta diventando un po'. Ma faccio una battuta, non è che la Lazio ideale dovrebbe giocare in 12, cioè con Flocari davanti e anche un centrocampista in più, perché comunque è difficile poi tenere palla, sono state partite un po' così di fine campionato anche questo, anche se la Lazio gioca bene, però. Ah, per me è importante sono i principi del gioco, se giochiamo il rombo in linea o 2-4-4 cambia niente, è importante che la squadra lavora insieme, che si aiuta insieme, lavora insieme in fase possesso e non possesso palla, e questo ultimamente abbiamo visto meglio che in precedenza, stiamo crescendo ma non siamo ancora al top e sicuramente certe cose devo rivedere. Bene, grazie.